Allora, ok, sto in diretta. Ciao popolo, lo so, la diretta io come al solito le faccio non annunciate niente, alle ore più assurde, domenica mattina alle 9:04, dove sicuramente non ci sarà nessuno perché chi sta ancora dormendo, chi magari già se ne sta al mare visto che il caldo finalmente è arrivato, io lo soffro, però non ce lamentiamo dopo tutto quello che è successo. Allora, io praticamente, sempre per farmi fare un po' di compagnia, mi faccio la mia bella affilatina, oggi neanche affilatina, oggi un rinfresco sul rasoio. Che è tanto che non lo uso, ma meriterebbe tanta tanta attenzione, anzi non meriterebbe, merita. Il rasoio è questo. Anzi, lo metto di qua così si vede meglio. Il Cardinal di Yuri Gravchenko, guardate la bellezza di sto rasoio. Guardate la forma del codolo come finisce, a me fa morire, ripeto, guardate qui, guardate lo spessore, lama da 10 ottavi di pollice, manico in scaglie di mammut fossilizzato ed è di uno forse il rasoio più ingombrante che ho nella collezione. Questo è veramente non dico difficile da gestire, però diciamo che chiaramente guardandolo di questo, guardandolo di così, vi rendete conto che non può essere un rasoio smart, maneggevole. Ho già preparato sul piano di lavoro le pietre che userò, quindi la Santa e Benedetta, ormai straconosciuta, quindi Nakayama pre-1920, foro pozzo principale della miniera di Nakayama prima che fosse chiuso, una suita durissima e la Shobu presa da Florin, una Shobu anche questa meravigliosa, morbida, pastosa, un ottimo livello 5 più di finezza che declasserò, passatemi il termine, megatomo, a tomo di lusso, per creare un po' di fanghiglia sulla Nakayama. Adesso un attimo solo perché non ho preparato veramente niente, quindi so che come al solito sto perdendo tempo. Devo ancora mettere il nastro e dare un'occhiata. Il rasoio, un'occhiata sotto il microscopio. Il rasoio dovrebbe avere all'attivo una sola barba, per quello faccio solo una rinfrescata. Però ecco, lo ripasso su pietra perché saranno ma oltre 6 mesi che non viene usato. Voi non vedete, ma io qua sotto sto preparando il nastro. Quindi scusate, sto perdendo un po' di tempo. Ciao Enea. Già vedo che non sto da solo. Oddio, veramente sto vedendo su Facebook 7 collegati, quindi diciamo che per essere una domenica mattina, anzi diciamola tutta, per essere una domenica mattina alle 9:08 è tanta roba. E chi se lo immaginava? Quindi sto sistemando il nastro, niente di particolare. Sono un po' cagazzi quando metto il nastro perché voglio che finisca esattamente dove finisca la lama. Qui alla punta non si deve fare la sacca d'aria, altrimenti lavora male. Gli levo un po' di eccesso, metto via il nastro avanzato, scusatemi, adesso è quasi finita la parte pallosa.
e andiamola a vedere insieme, neanche sotto il microscopio, col visualizer, col visualizer, il programmino che uso per visualizzare per bene. Eccolo qua. Vediamo un po'. Oddio, l'inclinazione non è delle migliori. Vediamo cosa possiamo fare. Sto facendo delle. Sì, forse abbassarlo un pochettino. Allora, aspettate un attimo. Vediamo così. Eccolo qua. Forse c'è un pochino troppa luce. Lo so, scusate, mo cominciamo ad affilare, diciamo che così forse va un po' meglio. Allora, il rasoio c'è. Andiamo al piano di lavoro. Quindi già ve l'ho detto. La santa e benedetta spruzzatina d'acqua, ma niente di che. Io ve lo ricordo sempre, ma tanto ormai voi siete più bravi di me. Le pietre giapponesi non amano essere affogate d'acqua. L'acqua è il giusto. Adesso chiaramente verrà assorbita un pochettino, anche se le pietre sono entrambe durissime, però d'assorbimento c'è, per forza. Tanto che Nico, scusa, qui tra 100.000 cose da vedere, cosa? Nico, buongiorno, auguri per mille. Te ringrazio, Nico. Ripeto, risultato insperato, proprio veramente insperato. Quando si decide di occuparsi della nicchia, della nicchia, della nicchia degli argomenti sulla rasatura tradizionale, e chi se l'aspettava ad arrivarsi i numeri? Facile, facile fai i numeri facendo vedere una volta un prodotto, una volta un sapone, una volta un dopo barba, una volta un die, una volta una lametta. Oh, facevo 1 miliardo di visualizzazioni e di iscritti. Noi solo e soltanto affilatura, noi siamo i malati di affilatura, i cacacazzi dell'affilatura. Ok, le pietre, vedo che l'acqua già non l'assorbono più. Adesso, anche se sembra, anche no, sembra, è veramente un peccato mortale trattare questa sciobbu come se fosse un atomo, perché questa sciobbu è meravigliosa. Però a me serviva qualche cosa che addolcisse il caratteraccio della Santa Benedetta. La Santa Benedetta è una grandissima pietra, ma è molto molto veloce e fa dei fili molto molto taglienti, per cui mi serviva una sospensione di un qualche cosa di più equilibrato, ecco, mettiamola così. Abate Luigi, buongiorno a tutti, pure a te. Vedete che è difficilissimo tirare fuori la sospensione. Aspettate, lo metto un po' in diagonale per stare più comodo. Vedete quanto tempo ci vuole per tirare fuori qualche cosa di che ancora non si vede. Cioè, guardate, tutto questo tempo per tirare fuori questo. Me ne serve un altro po', diciamo, dai. Vabbè, vabbè, le sospensioni fantasma, tutto quello che c'è da sapere, da dire, l'abbiamo sempre detto. No, vediamo se riesco. Ecco, adesso sembra che stia lavorando un po' più velocemente. Dai ragazzi, adesso comincia ad affilare. Lo so, questa è la parte più pallosa. Però d'altronde, e non, anche qui non è una grossa, diciamo, qui la sciobbo dovesse riservire. Ecco il rasoio, eccolo qui, faccio rivedere.
Quindi mi sposto un po' questo, sposto questo, faccio una spippatina. Ok, ciao Dave, buongiorno pure a te. E comincio la mega rinfrescata. Userò solo e soltanto questa pietra, niente di più e niente di meno, anche perché è vero che a noi piace tanto affilare, però non dobbiamo fare l'errore di affilare più del dovuto, più del necessario, perché andiamo solo a mangiarci materiale prezioso, intendo quello delle pietre, anzi intendo tutte e due. Materiale prezioso è anche l'acciaio dei nostri rasoi, per cui io onestamente affilo sempre un po' troppo spesso, una, due barbe massimo e subito di nuovo il rasoio su pietra. Ecco, però cerchiamo di limitarci, cerchiamo di usare le pietre più aggressive solo e soltanto se ce n'è bisogno, solo e soltanto me lo chiami rasoio questo? Ripeto, questo è un 10 ottavi Dave, 10 ottavi di Yuri Kravchenko. Intanto io mi sto divertendo a fare il solito gioco, non so se si riesce già a vedere, cioè questa è una pietra da finitura, è una Nakayama finissima, guardate come cavolo abbrade, c'ha una velocità sta pietra impressionante, è veramente una pietra di una velocità, in velocità sembra una pietra da bisellatura, cioè secondo me sta pietra in velocità batte pure qualche sintetica. Aspettate un po' il tallone se non mi rimane indietro, non so se con il contrasto che c'è, ciao Paolo Fiumrella, buona domenica anche a te, non so se col contrasto delle regolazioni che ho fatto si riesce a vedere, ma cioè, tira fuori. Cioè, adesso lo dovete vedere per forza, guardate che cosa sta facendo la Santa Benedetta, è incredibile, scusate, fatemi perdere un secondo di tempo, ma queste sono soddisfazioni. Ecco, l'unica cosa, stare attenti, è l'idratazione. Adesso con questi periodi di gran caldo vedete come si asciuga molto velocemente e bisogna reidratare poco e spesso, perché non bisogna in questo momento ancora andare in diluizione. Carlo, buongiorno pure a te, che si dice stamattina? Si dice che stiamo rinfrescando una sleppa da 10 ottavi di Yuri Kravchenko, una sleppona, il Cardinal il manico in osso di mammut, quindi chiaramente in scaglie ricomposte con la resina. Guardate, è bello solo lui. Messo il rasoio piace veramente tanto. E visto che stavo dicendo, Carlo, visto che è solo una rinfrescata, uso direttamente solo e soltanto la Santa Benedetta. Questo è un rasoio che erano mesi, mesi e mesi che non lo facevo entrare nella rotazione, ma aveva all'attivo una, forse due barbe, ma non credo, però dopo sei mesi fermo in valigetta aveva bisogno di essere rinfrescato. Ciao Carlo, all'altro Carlo l'imbruttito, che vi volevo dire, vabbè, tanto così per darvi qualche dato. In questo momento io sto spingendo, questo così mi riallaccio pure al post di ieri, quel piccolo video fatto sulla sintetica 3000, cioè non è possibile che
si passa il rasoio su una sintetica da bisellatura e dopo tutti quei passaggi la pietra è ancora perfettamente pulita. Le pressioni, lo so, sono pericolose, ragazzi. Le pressioni sono pericolose, però il trucco sta tutto lì, cercare, trovare la pressione giusta per ogni tipo di pietra. Io adesso sto facendo una pressione sicuramente decisa. Se facessi lo stesso tipo di pressione su una sintetica, già mi sarei mangiato mezzo rasoio. Quindi la pressione non è mai tanta o poca come valore assoluto. È in base alla pietra su cui la stiamo esercitando questa pressione. Allora, a parte che Luigi che dice: Mauro, ma durante i passaggi devo fare leggermente più pressione sul dorso per far poggiare leggermente il filo sulla pietra? Volevo un consiglio da principiante, ho cominciato da poco. No, se fai pressione sul dorso, che ragionamento è? Spingo sul dorso così spingo meno sul filo? No, fino a che, vabbè, d'accordo, uno, ecco, affila come me con un giro di nastro, i danni sul dorso non se ne fanno, però il principio è, se vuoi applicare un certo tipo di pressione sul filo, non c'è bisogno di spingere più da una parte così me ne arriva meno dall'altra. Spingi poco, punto. La pressione a tutta lama, a tutto rasoio, anzi, è la pressione di solito, ma io al principiante sto sempre attento a non dare consigli pericolosi. La pressione addirittura dovrebbe essere leggermente in torsione, quindi esattamente il contrario di quello che hai detto, cercare di concentrare la pressione più sul filo che sul rasoio, basta un leggero movimento di polso, però è pericoloso. Quindi prima di fare le pressioni in torsione, almeno all'inizio, uno, pressione piatta su tutto il piano creato dall'appoggio del filo e della costa. Quindi una pressione piatta, unifo, quello che è veramente importante è l'uniformità. Adesso, una bagnata esagerata, perché devo controllare il rasoio e col caldo che fa, ventilatori accesi, è un attimo che la pietra si asciuga. Quindi, vediamo un po'. La santa e benedetta che cosa mi ha combinato. Sì, sempre che riesco a beccare. Ok, dov'è? Devo cambiare. Ecco qua. Ah, ovviamente l'ingrandimento è sempre lo stesso, quindi sempre 320 perro. È che il filo è veramente il fi cioè il filo, il bevel è veramente un micro bevel. Cerco di Credo che sia sufficientemente a fuoco. Allora, stiamo andando e stiamo andando bene. A questo punto, aspettate che mi serve qualche cosa per pulire. Vaschettina, metto qui, do una pulita alla pietra. Eccola qua. Adesso, di nuovo. Ma a questo punto, dove siamo? Piano di lavoro. Scusate, io ogni tanto mi scordo di cambiare l'inquadratura. Allora, di nuovo ho pulito la pietra. Di nuovo la sciobbu di Florin. Ma a questo punto, fanghiglia quasi inesistente. E a questo punto tolgo la pressione. A me già piaceva come stava messo quel filo, però sapete com'è? Si può sempre fare.
Infatti, vedi Carlo, io e te ormai ci capiamo al volo. Mo l'ho letto. Io andrei con qualche passata più leggera e dovresti esserci. Bravo, bravissimo Carlo. Hai trovato la quadra. Anche io ho fatto lo stesso ragionamento. Il filo, per quanto esteso, già mi stava bene così. Guardate, adesso veramente poca, poca, poca. Tanto per non far lavorare mai il rasoio su una pietra troppo dura senza nessuna protezione. Quindi, di nuovo fanghiglia, ma così, tanto per. E adesso via. Allora, prima cerchiamo di amalgamare questa pochissima fanghiglia fatta, quindi il santo cerchietto. Adesso, se tanto mi dà tanto, scusate la seconda mano. Ah, intanto, visto che c'è pure qualche autodefinito principiante, altrimenti io non mi permetterei mai, cioè Luigi, non avere paura di usare due mani, lasciali perdere i fenomeni, quelli che sui video fanno vedere i movimenti folcloristici, coreografici, i movimenti a otto, a farfalla, e cavolate del genere. Vai come ti senti più sicuro. Affilare e impugnare il rasoio con due mani non è peccato, anzi, è una cosa giustissima. E affilare con una o con due mani non è sintomo, non è sinonimo, scusami, di maggiore o minore esperienza. Allora, che Massimo che dice tutti i più grandi pittori davano l'ultima pennellata leggera e la differenza. I grandi pittori stanno nei musei. Ha ragione. Le mie affilature non finiranno mai negli annali della rasatura tradizionale. Allora, perché io adesso ho fatto prima tutto con una mano e adesso ne sto usando due? Perché il rasoio pesa tantissimo e dovendo andare con mano leggera è difficile da bilanciare. Per cui io mi tengo la seconda mano, la mano sinistra, mi serve solo per distribuire uniformemente il peso lungo tutto il filo del rasoio. Chiaramente è più facile fare con una mano quando si esercita pressione, ma ripeto, con un rasoio così pesante, con un manico soprattutto così pesante, tenerlo leggero sulla pietra non è molto semplice. Quindi in questo momento due mani, ma con il peso il minimo indispensabile. Oddio, io non vado mai con il peso a zero, eh? Allora, anche qui, di nuovo mega bagnata, asciugatina e controllo. Adesso, seguendo la logica, mi dovrei aspettare al microscopio un filo ancora più steso e un bevel più bruttarello, diciamo esteticamente meno bello da vedere rispetto a quell'altro. Aspettate che cerco di. Ok, dov'è? Allora, visualizer. Cerchiamo di prendere un attimo il. Eccolo qua. Cioè, voi non lo state vedendo, ma io sto girando il video, sto affilando. La branca moglie mi ha portato il tè freddo. Poi via dalla saccoccia, una ce n'era, ma la so presa io. Mo' dite, va. Quanti di voi mentre affilano c'hanno la moglie, la compagna che gli porta l'aperitivo, lo spuntino?
Allora, vedete già la differenza rispetto a prima? Sì, il bevel carlo è veramente minuscolo, perché se pensi, aspetta, sto cercando di andarmene pure a spasso un pochettino. Se pensi che sono i soliti 320 ingrandimenti, infatti vedi come lo tocco perdo subito il filo. Gli affiori di notte sono solo come un ladro. Lo so, Carlo, so per quale motivo. Io, scusatemi se mi permetto, vabbè, c'ho la mia stanza degli hobby, c'ho la branca caverna, è chiaro che è una gran comodità, ma chi si deve accomodare in cucina, chi sul tavolo del soggiorno, capisco che abbia le sue difficoltà. Alla tua ti porta la lista della spesa. Vedi la differenza? A me la mia, prima di andare a fare la spesa, mi chiede cosa vuoi. Non sto scherzando. Ecco qua. Ragazzi, vedete che profonda differenza rispetto a prima? Filo praticamente steso. E io adesso voglio fare una cosa prima di continuare. Perché l'altra cosa da non scordarsi mai è sapere quando fermarsi. Io mi sto talmente divertendo su questa pietra che vorrei continuare ad affilare, però quello che mi dice il microscopio, quello che mi hanno detto le vibrazioni mentre affilavo, già c'è il campanellino Mauro, fermati, che è inutile sprecare acciaio e pietra. Quindi faccio il solito. Sto facendo spazio. Faccio il solito controllino sul piano di lavoro, anche se guardate il vento, che gli sarà difficile far cadere i peli nel punto preciso. Guardate come si muove. Dovete sapere che io ho un ventilatore microscopico USB, una cosettina piccola così, dritto davanti. Ma lì in fondo alla branca caverna c'è un ventilatore d'acciaio, una cosa gigantesca, messo al minimo, guardate cosa fa. Ah, 4 metri di distanza. Quindi io ci provo. Aspetta, magari ci metto questa. Provo a far cadere qualche pelo. Cioè io il test lo devo fare per vedere se taglia. Per cui sperando, si vede qualche cosa? Sì. Aspetta, mi sposto un po' forse. Ah, sono rimasti tutti attaccati qua, guardate. Li vedete? Io adesso provo ad avvicinarmi all'obiettivo, ma spero che non volino nel frattempo. Dov'è? Già. E la cosa bella che voi chiaramente non potete dal video, non, come faccio a spiegarvela? La cosa bella è che ho avuto il dubbio, dico, ma sulla soglia avrà tagliato? Perché i peli sono andati via. Metto così almeno si vede più. Perché i peli sono andati via, dico, ma cazzo, mo faccio una bella figura del cavolo in diretta, sto rasoio, mi sa che più che una rinfrescata, questo ciò aveva bisogno proprio di un'affilatura. Sapete quei pensieri che si fanno in una frazione di secondi? Secondo, invece no. Ma quella sciopola usi come tomo e come fermacarte, povera, sì, c'ha ragione, perché anzi, questa ve la voglio far vedere. Questo, vedete, è quando uno deve. Si deve un po' fidare delle sensazioni. Questa Tomo stava sul sito di Florin, cioè la Tomo, scusa, la Shobutani stava sul sito di Florin da un po'. Il prezzo non era eccessivo, certo, non è una pietra economica, però una pietra, no, perché poi Florin mette i prezzi in yen, per cui all'epoca al cambio veniva fuori qualche cosa tipo 400 euro. Insomma, voglio dire, non è proprio la pietra economica, ma non è neanche quella da vendersi un rene a Florin. Poi diciamo che finita a casa è costata di più tra la dogana, eccetera, eccetera. Però ecco,
Questa è la classica pietra quando uno deve seguire l'istinto. L'ho vista, ho detto, sta pietra mi piace troppo. E l'ho presa. E benedico quel giorno. Adesso ragazzi, io non so quanto tempo sia passato, però perché andare avanti tanto per far scorrere il tempo inutilmente? Levo proprio il nastro, tanto a far vedere. Anzi, voglio far vedere una cosa se ci riesco. Aspettate, eh. Questo è il nastro, aspetta, dov'è? Mazzo, non riesco a prendere la messa a fuoco. Vedete i segni sul nastro? Pietra da finitura. Allora, il nastro non si è usurato, non si è tagliato, però lì vedete bene i segni della costa. Questa è la dimostrazione che le pressioni quando ci vogliono, ci vogliono. Quindi, avendo tolto il nastro, avete già capito che per me il rasoio è pronto. Quindi manca una signora scoramellatura, che adesso però mi vado a fare senza le telecamere accese. Il rasoio ve la voglio fare rivedere un'altra volta, anzi vediamo se ve lo posso far vedere da qui che si vede forse meglio. Guardate le finiture di questo rasoio. Fa morire come finisce il codolo, questa forma strana, particolare. Guardate la larghezza tra le rondelle, già lo spessore delle guancette, già il manico è molto spesso, più delle rondelle abbastanza importanti. Ripeto, questo non è un rasoio maneggevole. È bello, eh? Cioè è bello, a me piace. Adesso una bella scoramellata e mi vado a fare la barba. Allora, domandina veloce, eccolo qua. Quando a fine affilatura sotto il microscopio appare sul filo una linea di luce, come va interpretata l'immagine? Carlo, questa è complicata dalla risposta. Non è terminata l'affilatura? È bava? È solo una questione di incidenza della luce sui tuoi fili, non compare e devo ancora capire bene. No, non è vero che non compare, perché a volte compare. Allora, ci sono due possibilità. Eccomi qua, Carlo. Ci sono due possibilità per cui il filo venga illuminato, venga una striscia luminosa, più luminosa del bevel. Ho un'inclinazione eccessiva del rasoio sotto il microscopio, per cui la luce va a colpire principalmente il filo e molto, in maniera molto minore il bevel. Allora uno che cosa fa? Regola la luce sul bevel e chiaramente il filo rimane troppo illuminato. Se uno regolasse la luce solo sul filo, il bevel verrebbe completamente nero, quindi bisogna raggiungere un compromesso. Altrimenti, se l'inclinazione è corretta, non è eccessiva, allora in quel caso si potrebbe pensare ad un ringrosso. Io cerco sempre di regolare il microscopio in un modo solo per farvi vedere, no, le varie fasi, ma in realtà quando io affilo per conto mio, ecco, arrivati a questo punto, arrivati all'ultimo step della finitura, io avrei abbassato ancora di più l'inclinazione della lama, fottendomene altamente se perdevo tridimensionalità di immagine, eccetera, eccetera, ma per mettere il filo esattamente ortogonale all'asse del microscopio a 90 gradi, per fare proprio in modo di vedere senza nessun disturbo luminoso che cavolo stavo facendo su quel collo. Quindi diciamo che sui miei fili spesso non compare quella striscia di luce, ma
Ripeto, è solo forse una maggiore sensibilità acquisita nel tempo, sull'inclinazione del rasoio sotto il microscopio. Perché, ripeto, non c'è una risposta, un'unica risposta a questa domanda. Potrebbe essere tanto per inclinazione eccessiva, tanto per un effettivo ringrosso, sul filo. Ciao Alessandro, buongiorno pure a te, ma mi dispiace dirlo, sei arrivato un po' in ritardo perché io vorrei chiudere la diretta, visto che sono passati 35 minuti, un video né lungo né corto. Se è venuto bene, mi sa che ve lo sbatto pure su YouTube, perché ho deciso di non fare più nessuna lezioncina su YouTube e gli angoli e questa pietra. Oggi parliamo di affilatura, parliamo di bisellatura, eccetera, eccetera. Tanto chi li vuole vedere i video già ci sono. Mi sto accorgendo che ultimamente vengono più sfruttati dalle vecchie volpi che poi a loro volta devono fare i loro video, e a me sta cosa mi dà. Sì, Alessandro, stavo scherzando, certo, se la rivedi con calma mi fa piacere. Quindi stavo dicendo, per adesso, quindi ho deciso che da oggi in poi quello che metterò su YouTube saranno solo affilature vere, le mie affilature vere, private e personali, che quindi prima condivido con voi col metodo della diretta, che è il più veloce, il più smart, che adesso faccio, termina diretta, il video già ce l'ho pronto. E dopodiché, se mi gira, lo passo pure su YouTube, se no, se la prendessero, se lo faccio tutti quanti. Ok, boy, come al solito sono diventato troppo chiacchierone. Se non ci sono domande, io vi saluto. Che 36 minuti e 45 secondi, dai. Che dici Massimo? Peccato perché hai tutorializzato un botto di persone, però sto botto di persone sfruttano quello che devono sfruttare, ma col cavolo che una volta ti dicessero grazie, perché loro devono far vedere che già sanno, no? Quindi poi quando fanno i loro video, fanno vedere che è tutta farina del sacco loro. Certe volte non si preoccupano manco di cambiare le frasi, cioè dicono le stesse cose con le stesse parole. Vabbè, lasciamo perdere, questa è una polemica mia privata e personale. Io una mano a chi me la chiede la darò sempre, però adesso darla così a pioggia per ingrassare certi personaggi no, non vale la pena. Ok, ragazzi, mi dispiace per chi sta entrando solo adesso, ma come al solito questa diretta sul gruppo rimane, per cui chi c'ha piacere avrà modo di guardarsela non in diretta ma in differita. Ah, c'è Alessandro Palumbi, ne approfitto per ringraziarti che da quando vedo i tuoi video riesco a radermi con in mano libera. Ecco Alessandro, questa è la più grande soddisfazione della vita mia. Io quando leggo commenti del genere sono felice e contento. Non c'ho sponsor, non c'ho niente dietro. A me fare una visualizzazione, parlo di YouTube, farne una, farne 100 o farne 1000 non cambia assolutamente nulla. Quindi adesso basta, perché come al solito, come ogni domenica, anche l'angolino della polemica l'ho fatto. Un salutone a tutti quanti, anzi come al solito un ciao popolo, a tutti quanti, e noi continuiamo a beccarci sul gruppo. Grazie della compagnia. Ciao popolo, alla prossima. Aspetta, mica ho finito. Termina il video in diretta. Non lo trovo mai il pulsante. Ciao popolo.